Signori, questa live inizia perché ieri un ragazzo mi ha chiesto un aiuto su WooControl e ho detto va bene, allora monto questo. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, ho abbassato la curva di UV. Ho abbassato la curva di UV cercando di renderlo un UV più frizzantino che possa giocare un paio di vratti in più, ma che allo stesso tempo non subisca un'aggressione dalla parte mirror, cioè non cali di qualità troppo, perché è, secondo me in qualità è inferiore in mirror rispetto agli altri. Però in questo caso siamo tornati a un setup abbastanza vecchiotto. È un setup che va a rigiocare i Fateful Mending di main per avere qualche vita in più e più riciclo di carte. È un setup che gioca 4 Kalim anche per accompagnare i Mending, visto che potete mettere il Kalim nel cimitero se è un Kalim di troppo. È un setup che gioca Wrath of the Sky a 62 per doppia Surgical di main. Giochiamo due Tamiyo, una Orim Chant, due Fragment, anche qui abbiamo un Fragment in più. Abbiamo tre Reprieve, mono Soul Partition, due Snapcaster Mage, mono Dovin Sveto per i combo, due Archmage Charm per rubare pezzi e vantaggio carte, e ovviamente counterare. E poi, come win condition, non abbiamo Squalo, non abbiamo Wandering Emperor, abbiamo Karn, Teferi e Shadow of the Second Sun. Shadow of the Second Sun che voglio capire se vale la pena di tenerla. È l'unica carta su cui sono veramente titubante in questo momento qui, perché al posto suo potrei mettere dentro Tifone. Ok, Tristep Ahead ci ho pensato, prof. Purtroppo Tristep Ahead ha un problema in questo meta, e cioè non ruba gatto. Quando noi siamo arrivati a un momento in cui quella Archmage Charm è un pesco 2 punto, potrebbe essere la soluzione per pescare Ocelot. Quindi per rubare l'Ocelot avversario. E nel momento in cui tu rubi l'Ocelot avversario o il maghetto avversario, potrebbe essere più versatile di Tristep Ahead. Nonostante Tristep Ahead, io continuo a preferirla ad Archmage. Voglio vedere come si comporta. Anche perché Archmage Charm potrebbe essere anche molto forte come counterpunto sui Charbelcher deck. E non ti dice scarta quando peschi. Ok, abbiamo già un'altra carta che ci fa scartare. Non vorrei che quella diventasse la scusa per scartare troppo al cimitero. C'è da dire che è più difficile da giocare, perché il triplo blu su questo mazzo che è tipicamente molto più bianco potrebbe essere pesante. Potrebbe. Però adesso andiamo a vedere. Ho anche accelerato la curva di mana, come vedete. Ho messo dentro due coste e due deserti e due spiagge desertiche, perché giochiamo un 5. Allora, in realtà il 5 per di basiche non mi convince troppo. Perché giochiamo anche una Hall of the Store Giants, come vedete, una sola. Potremmo sostituire una pianura con un'altra Terra Dual, in realtà. Sì, possiamo farlo. Sì, possiamo farlo per provare ad accelerare ancora un po'. Ricordiamoci che abbiamo solo una Hall of the Store Giants in questo mazzo, quindi questa è in monocopia, se ce la tolgono non la vinciamo più. Quindi in mirror sicuramente perdiamo di sostanza anche lì. Proviamo, le percentuali sono queste, proviamo. Possiamo solo provare. Secondo me non è un brutto setup comunque, cioè dovrebbe riuscire a gestire anche un pochino i mirror. Le due Surgical ovviamente le teniamo per i flag deck. E proviamo. Proviamo, c'è poco da dire, dobbiamo provarlo. Lo so, prof, è vero. Potrebbe essere molto pesante, però quando ruba pezzo dici, caspita, se non avessi avuto questo. Lo so, capisco che Tristep Ahead sia molto interessante comunque, eh. Lo capisco davvero. Ma ci mancherebbe ammiraglio, è tech molto molto scarna, eh. In realtà, sapete che io. No, a me non piace parlare, a me piace provare. Buongiorno Enigmone, quando non si prova, si perde metà del tempo. Fare delle deck tech non sul campo. Io le ho sempre trovate un pochino scarne, anche perché sento la gente dire, ma quando succede X puoi fare X e poi in partita succede, non lo fanno e mi triggera un pochino, quindi preferisco provare. Intanto andate tutti a seguire il buon Enigma che se lo merita, ha fatto dei video bellissimi nell'ultimo periodo. Proprio belli, tra l'altro devo provare anche il suo controllo. Faccio shout out al buon Enigmone.
Anche delle bellissime canzoni con l'IA, molto molto belle, anche quella tema Magic in inglese però. A proposito, cambiamo sound che sennò qui poi a un certo punto la playlist finisce e non me lo ricordo. Torniamo al caro vecchio rock and roll. Rock and roll, dicevo. Allora, vediamo un po'. La mano è ottima. Abbiamo un turno 1. Abbiamo pescate, abbiamo removal. Abbiamo sia removal singola che vratta. Lui ci fa fuori questa. Abbiamo pescato una delle win condition. Beh, ovviamente, ragazzi, Kalim è la main win condition del mazzo ora. Buongiorno, Cerro. Mi raccomando. Reanimator? Golgari Reanimator? Attenzione. Sì. Mi scarti No More Lies. Beh, se fa così, però, scusami, fai terra tappata poi? Contro controllo, un ri. Ma mi fa flippare Tamiyo di primo? Secondo me Tamiyo flippata è buona qui. Flippare Tamiyo mi piace. Anche se è Reanimator, deve ancora mettersi dentro qualcosa che davvero ci spaventi. Ma poi Tamiyo flippata così va bene. Così va molto bene. Ci va a riprendere una spell se abbiamo bisogno di counter. Lui deve metterci sotto una risorsa, perdere un turno. Che cos'è? Ok. È sicuramente Reanimator a questo punto. Vabbè, se è Reanimator non c'è neanche da pensarci troppo, eh. Facciamo tornare subito Counterspell. E passiamo nel suo peschiamo. Ci mancherebbe, Eni, è un piacere. Allora, credo che i controlli senza Tamiyo siano sbagliati in questo momento qua. Cioè, lei è veramente una. Non so, non capisco. Lei è veramente un'aggiunta fondamentale. Fondamentale, assolutamente. È proprio forte. Ti rendi subito conto che è forte. Allora, lui ha tirato questa per farci sprecare Counterspell, però non sa che abbiamo Snapcaster perché la sua indagata Inquisizione non ci aveva visto Snapcaster Mage. La sto già apprezzando tanto questa, eh. È un ritorno di fiamma, perché questa la si giocava nei controlli vecchi, quando il meta era solo Maghi UV. E UV era all'inizio e non c'era ancora questa. Questa si giocava tantissimo insieme ad Argivian. Argivian purtroppo i gatti non la stanno ancora giustificando, ma secondo me tornerà presto anche quella. Io l'apprezzo tantissimo, tra l'altro, quella carta. Ma questa effettivamente con il Tamiyo è veramente buona in un metagro. Che tra l'altro io ve lo dico, secondo me tra qualche giorno cambia il meta, eh. Io ve lo dico, tenetelo presente. Tra qualche giorno. Adesso lasciamo passare il play-in di oggi pomeriggio. Metà della settimana prossima, se non già la fine della settimana prossima al massimo, il meta cambia, sicuro. Il best of one diventa control combo. Perché ho visto quanto sono forti i Cerbelcher, quanto sono forti i Dragonstorm. Non c'è paragone, ragazzi. Non c'è proprio paragone. Gli aggro non ci stanno dietro. I control sì. I control tornano a un setup meno controlloso sull'aggro e più controlloso sulla stack e gli stanno dietro. Ma se rimane così il meta è inevitabile che cambi, perché, ripeto, Cerbelcher si mangia i gatti. Questa è fantastica contro di lui. Cerbelcher si mangia i gatti, Dragonstorm si mangia i gatti. Proprio non c'è paragone, ragazzi. Io ve lo dico, preparatevi perché i gatti. Se va avanti così la situa finiscono, eh. Anche se dovessero fare degli ottimi risultati qua nel play-in, in best of one, sto dicendo, secondo me quei combo lì si mangiano il meta. Sono molto dell'idea che si mangeranno il meta. Forte, Faithful, forte, forte. Il fatto che ti possa fare questo tipo di giocate adesso sono molto forti. Questi sono veramente forti. Allora, Unione non ci serve, abbiamo già abbastanza vite. Ma probabilmente non ci serve Vratta.
Vrata e Unione è un pesco 1. Dov'è? È lì però. È via Soul Partition. Allora dai. Tanto c'è Snapcaster. Sì, tanto c'è Snap, poi c'è Reprieve. No, Punza non può tornare, penso. A meno che tu riesca a slandare di secondo. Tyler, grazie di cuore. E come sono andate? Come sono andate le ferie, Tyler? Come sono andate? Come sono andate? Ah, lui cerca di copiare così con questo. Ok. Solo che questa ti toglie il target, no? A parte che non sei neanche in delirio. Alla grande, ottimo, 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 ottimo. Ottimo davvero. Corda per il nostro Oppo. Corda per il nostro Oppo. Sì, è Usma, c'è il play-in. Ma la musica c'è, vero? Sì, c'è. Mi hanno passato una lista di Dimina da provare. Ieri Falux ho rotto il meta ancora. Infatti il buon Casno ci ha mandato questa immagine qua. Vediamo se riesco a farvela vedere anche qui. Ci ha mandato questo meme qua che è bellissimo. Perché ieri un ragazzo che è Seraimon ci ha passato Vampiri. Ho detto, l'abbiamo provato, abbiamo fatto un brutto risultato. Ho detto, ok, ci metto mano. 7-0, che se abbiamo fatto 7-1, sarebbe stato 7-0 se non mi fossi suicidato nell'unico match che ho perso. La musica c'è, grazie, Cerro. A tu, Cerro, sei praticamente in ferie in questo periodo estivo? Come funziona la vita di un istruttore di sci d'estate? Sono molto curioso. Allora, lei ci serve che vada a fare l'ultimate? Ma sì, per come siamo messi, sì, in realtà. Per come siamo messi, sì. Vai. Diamo una doppia soluzione in mano. Tripla, volendo. Ah, ecco, vedi, Cerro? Ah. Quindi tu scegli la prima o la seconda delle opzioni? Sii sincero, però, sii sincero. Perché io ne ho conosciuto uno di istruttore di sci una volta, era un ragazzo svizzero. Lui lavorava 6 mesi in Svizzera come istruttore di sci. Esatto, mi fracasso in mountain bike, bravo. E lui d'estate andava a fare solo il Cammino di Santiago. Cioè lui stava 6 mesi al lavoro in Svizzera, sulle montagne, 6 mesi sul Cammino di Santiago. Incredibile. E vive lì con i cani. Recupero la live, ieri non l'ho vista. Sto sistemando un Grixis. Sì, manda Falux, manda, 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 manda. Manda. E 1-0. Madonna, Cerro, come ti invidio. Come ti invidio, guarda. Dov'è? Forse l'ho messa di là. La mia... Sì, deve essere di là. La mia Compostela è lì che prende polvere, io vorrei tornarci tanto. Ecco, il problema è che facendo le live è impossibile andare a fare un cammino. Dovrei tipo streamare mentre cammino. Ma tanto non lo seguirebbe un cazzo di nessuno. Cric! Come si accede al Discord? Salutando, dicendo buongiorno. Come si accede al Discord? Il Binance ti copia un link e guarda, voilà! Così. Buongiorno Dede, buongiorno. Gatti. Ciao Selotto. Tra l'altro non so perché, ma nella canzone Il buon Baina, il buon Baina si è già vinto una bustaina. C'è citato Ocelot, no? Che dice, Ocelot è davvero un bel gattino. Ecco, però non so perché bella questa. Bellissima questa. Non so perché l'IA l'ha letto come Ocelotto. Ocelotto è davvero un bel gattino. Non so perché. Ma mi dai un tesoro? E ti fai un tesoro? Quindi se io poi purgo sei sulla luna. Se non fai bombardament. Ma se fai bombardament c'ho questa. Bella questa. Bella davvero. Via. Ocelotto più puccioso. Chissà perché.
Beh, come a volte legge Magic come Magic. Se lo spara, dai che te lo spari. Me lo sento che te lo spari. Perché la giusta traduzione in italiano, ma lui non dovrebbe tradurlo in italiano però. Cioè lui dovrebbe leggere la parola, no? Quindi al massimo io me lo sarei aspettato come Ocelot, con la C. E invece dice Ocelotto proprio. Non so perché è Ocelotto. Ocelotto. Io le ho fatte. Quindi ti spari a Gianni, abbiamo perso? Mi sa che si spara a Gianni, abbiamo perso. Allora qui ho sbagliato, non dovevo ciclare Kalin, dovevo prendermi dei danni. Ho sbagliato. Dovevo prendermi dei danni e stare open di Counterspell, ho sbagliato. Ecco perché si perde contro gatti, perché si fa sta stronzata qua. Sì, sicuramente adesso si spara. Sicuro adesso se lo spara abbiamo perso. Comunque risolve questa purga, quindi rimane con una Gianni e un gatto. E considerando che abbiamo in mano Snapcaster, forse. Vediamo. Sì, ho proprio sbagliato. Dovevo restare open di No More Lies qui. Dovevo stare... Ha due carte in mano e due gattini comunque. Noi abbiamo le risorse per gestirlo ancora. Anche semplicemente Snapcaster purga o dopo Anello. Però dobbiamo trovare un Soul Partition per lui. Giocano Bone Crusher Giant anche adesso? Che senso ha Bone Crusher? Ah, perché è un permanente rosso e fa danni? Insomma. Non mi hai convinto in pieno. Vai. No, lo counteravo, cioè cambiava tutto. Dovevo counterarlo. Lì stavo open, lui lo faceva, lo counteravo. Aveva due mana open, con questa. Ho sbagliato a giocare. Ho sbagliato, lì dovevo prendermi danni. L'ho persa lì. Non è il mazzo che qui ha fallito. Ho fallito io come uomo qui. Ho sbagliato. Me ne sono accorto quando l'ha tirato. Ho detto, cazzo, potevo prendere due danni in più. E se prendevo due danni in più, lui non faceva Gianni. Ho sbagliato. Qui ho sbagliato. Si vede che te la meriti, Eni. Lì tiene sotto Anello, qui fa il gatto. O mi spara due danni. No, mi spara due danni, forse. Fa il gatto e mi spara due danni, sì. Se non pesco removal, lì ci ammazza Gianni. Perché il problema del matchup contro gatti è proprio questo Gianni qua adesso. È proprio lui. Dai, dammi un Soul Partition. Che poi lui non... Attenzione che però abbiamo Kalin Kalim. Attenzione che c'è Kalim più counter però così. Buona Kalim più counter, eh. Kalim lo butta giù. Eh no, Kalim non lo butta giù. Perché lui adesso farà il plus, immagino. Immagino che farà il plus. Fa il più 2. Quindi va a 1 con Kalim. No, va a 2 con Kalim. Va a 2. No, che errore, Oppo! Che errore clamoroso. Benissimo, abbiamo risolto Pippo. Abbiamo risolto Pippo. Pippo è risolto. Mi serve terra. Se faccio terra, forse la sfanghiamo. No, ho messo delle robe diverse. Ragazzi, abbiamo risolto Pippo, abbiamo fatto Shadow... Sì, e abbiamo fatto Shadow. Not so bad. Ma io sono un pollo, devo farlo nella mia main!
Post combat main phase deficiente, ho perso. Ho sbagliato, ho sbagliato. Post combat dice. Beh, in realtà 2 4 6. Ho sbagliato. Ho sbagliato, sono uno scemo. Avevamo vinto, eh. Porca miseria, due errori. Vedete, non è allora bisogna entrare questa la vincevamo, sono scemo, non mi ricordo che lui va fatto solo in main, però. Porca miseria, va fatto solo in main. Sì, ho sbagliato. Questa l'ho buttata via. Peccato perché magari ci mangiamo il 7 per questa partita qua, sicuro. Allora, non è male questa. Mi piace molto questa versione contro gatti. Come avete visto, si può risolvere. Si può risolvere. Bisogna giocare meglio, però. Devo giocare meglio. Ho sbagliato. Qui ho sbagliato la grande due volte. Quella Gianni andava fatto fare. Di secondo non possiamo fare Kalim contro gatti se ha due mana open. Se lui attacca con due mana open e abbiamo counter e Kalim in mano, dobbiamo ricordarci di fare sempre counterspell. Kalim poi ha il tempo dopo per essere giocato. Ho sbagliato, cazzo. Ho sbagliato. Bene, bene, bene. Si impara, si impara. Si impara, vai, vai, vai. Si impara. Perché siamo abituati a giocare contro maghi, quindi di secondo Kalim sembra sempre la mossa giusta, ma in realtà non lo è più, forse. Forse di secondo bisogna setupparsi in modo diverso. E mi devo ricordare che Shadow è un rischio che bisogna fare di main, sempre, sempre, sempre. 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 Grazie, Cerro, alla salute. Grazie mille per il decimo, Cerro. È nato e ha già un mese. Siamo in draw? Siamo in draw? Siamo in draw. Yeah, sì, tantissimo. Devo ricordarmi di giocare meglio. Devo ricordarmi di giocare meglio. Va bene, va bene, va bene. Devo ricordarmi che contro gatti non è. Gatti non è maghi. Devo ricordarmi che gatti non è maghi. Quindi sono due aggro diversi. Due stili di aggro diversi. Dead Space. Allora. Genericamente una mano del genere la si tiene sempre. Abbiamo tripla terra stappata, doppio Kalim. Uno possiamo anche toglierlo se. Gatti. Gatti o Yagmoth? Yagmoth. Ah, potrebbe essere anche combo prayers, vero quel robo qua? Non è un bellissimo matchup combo prayers. È combo prayers. Che forse però ha tenuto monolanda. No. Quindi contro di lui dobbiamo ricordarci che lui può giocare a flash. Lui può giocare a flash. Vai. E potrebbe già fare Collected Company. O l'incantesimo se ce l'ha. Raver è la prima volta che la giochiamo. È troppo presto per dirlo. Stiamo provando, stiamo provando. L'ho detto all'inizio, ho provato a setupparla meglio contro gli aggro. E un po' peggio. Rimane un po' peggio contro. Un attimo, e poi finisco di rispondere. Via. E rimane solo un po' più peggio contro Mirror. Però in realtà prima contro Agro dovevamo vincere, l'ho buttata via io. Sì, potrebbe essere la versione nuova. No, 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 ma niente, sorry, perché ti scusi. Potrebbe essere una versione nuova. Ma che cazzo di mazzo sei? Oddio. Regà, non ho idea di che mazzo. Io penso che sia combo prayers. Però questa si gioca in combo prayers. Se si gioca non ci ho mai badato.
Se si gioca non ci ho mai badato. No, secondo me lui è combo players, ragazzi. Per come ha messo giù la board e per come sta setappando è combo players tutta la vita. Vai. Possiamo frammentargli l'incantesimo se lo fa. Ma sì, per forza è quella. A questo punto peschiamo e andiamo a cercare la terra per restare open di fragment. Ok. Ah, dici che non si giocano le Warden? Non lo so. Vai. Vediamo. Cosa giri? Al massimo facciamo Otawara se serve. Ah, sembra. Ah, ma allora potrebbe essere Squirrel combo. Sai che allora potrebbe essere Squirrel combo, sto coso? No, però è Squirrel. È uno Squirrel combo abbastanza strano, però. Buongiorno Okram. È uno Squirrel combo abbastanza strano però se è Squirrel. A parte il fatto che qua gli tiriamo un'ammazzata sui denti perché perde 1, 2, 3, 4. 4 life gainer in una botta sola. Il turno dopo, se non vogliamo perdere Tamiyo, possiamo farla flippare in realtà, però penso che vratterò. Eh sì, c'è Squirrel, se è Scurry. Vrattiamo, prendiamo Tamiyo. Anche qui andare a proporre lui non è una mossa molto intelligente in realtà. Peccato per Tami. Vai. Vabbè, questa è vinta. Silex o statua? Non abbiamo neanche anello di side, se non so se l'avete visto. Io prendo statua. Vai. Non la può tirare Collected Company, abbiamo fatto statua.
se no non la facevo. Vai. C'è 5 terre in campo, ragazzi. Sì. Io ne gioco due di Authority, sempre due. E di Fragment una o due dipende. Da quando sono stata nerfata se ne giocano di meno. Vai. Togli Authority con Bosei giù. Però vinci. Quindi se un mazzo è più stabile di un altro, va bene lo stesso. In alto a destra, life. In alto a destra c'è il mazzo. Ok. Allora, se faccio questo non posso più riciclare l'anello. Sì, ma tanto abbiamo talmente tante carte in mano che sti cazzi lo possiamo fare. Ma queste due vanno in combo, tra l'altro? Forse sì. Tanto questa è GG automatica per noi, non esiste che non sia GG automatico per noi. Dai! Che palle, va bene. Va bene. Va bene. Tra l'altro su quello e non su statua, o su Authority che tipo ti blocca. Molto interessante. Innkeeper a 1000 mana. Innkeeper a 1000 mana. Sì, lo so, Gateway, lo so. Sì, ma non serve, cioè, abbiamo questa in mano. A posto. Vai. Non so perché sta giocando. Ha 7 modi per perdere. Ok. Yeah. 7 modi per perdere. Modi.
Ruico. Ruico. Entra tappata, ma non dovrebbe essere un problema. Vai. Allora, abbiamo due pescate. Mono Black Necrodominance. Sì. Dopo. Vai. Sì. Non ha le lande, ragazzi. Non ha droppa uno, sicuro. Buon sabato, Sherry. Ciao, chef. Grande chef. Se non trova la terza terra, nei guai. GG. Necrodominance. Push. Vai. Noi dovremmo avere Kalim, quindi non ci fa più paura questo, no? Trigger. Ciao Luca! Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buondì, buondì. GG. Grazie, Plante. No, secondo me attualmente non ha senso. Guardiamo il play-in prima di questo pomeriggio, guardiamo i qualifier, ma sicuramente non è un mazzo competitive, è un tier 2 e mezzo scarso, probabilmente se dovessi inserirlo in una tier list. Però attenzione che è una base molto buona, perché a volte anche contro gatti non gli stanno dietro. Cioè, se sei un giocatore casual che non ha troppe risorse, ti dico di no. Se sei un giocatore invece che ha tante risorse, cazzo sì, divertiti. Divertitevi, ragazzi, in sto gioco. A me ha divertito molto, Nadu. Divertitevi. Perché si riassume tutto lì tanto il concetto. Il fatto è, dobbiamo capire e differenziarci tra giocatori. Volete essere giocatori competitive? Vivete arena di un male che voi non avete idea. Già io, vivendolo da streamer, la vivo molto peggio di come lo vivevo da free, eh. Me ne rendo conto tantissimo. Lo dico sempre anche ai miei mod, ragazzi. Guardate che, secondo me, a volte dovete prenderla un po' più sul chill. Esatto, Sherry. Esatto. E secondo me, quello che la vive meglio è il Pe, che la gioca veramente a cazzo a volte. Però lo apprezzo perché lui non si carica troppo di responsabilità quando gioca d'arena. Mi piace molto. È quello che la sta vivendo nel modo migliore. Attenzione, Elfi senza vratta in mano. Elfi senza vratta in mano, boh, però abbiamo un sacco di pescate. È mono G Devotion. È peggio di Elfi per noi. Molto peggio. Ecco vratta. Però è mono G-Devo. Il problema è che è mono G-Devotion. Mono G non penso che vinciamo mai. Cioè, è vero che abbiamo Snappo che fa questa, però se lui adesso fa tipo una Chiora o qualcosa di grosso, boh. Sì.
Sì, forza. O pesca. Un danno. Vai. Chissà se Snapcaster qui riesce a mangiarsi l'outcaster e fare il counter forte. Sai che forse sì. Beh, lui è stato bravo però qui. Lui è stato molto bravo a non cadere nel tranello di counter dal chess. Polucra non si muore da questa, io non ho motivo di counterarlo. È che se adesso ha in mano una Storm ha vinto, quindi boh, persa. Ah, però gli abbiamo tolto. Ah, ma questa toglie. Ah! Ma tu sei fortissima contro. Ma non ci ho mai pensato che è fortissima contro Mono G Devotion. Gli toglie gli incantesimi. E vabbè, siamo morti. Gli toglie gli incantesimi, porca trottola. Porca trottola, non ci ho mai pensato. Che scemo a non pensarci. E qui come la risolvo? Vabbè, possiamo flippare lei e serve a qualcosa? No, però posso counterare questa. Cazzo, è forte sì. Se non fa terra, posso counterarla. Che pollo. Ah no, l'ha fatta la terra. Allora, però, c'è da dire che Mending. Cioè, io questa. Lui fa il plus, no? Lui fa il plus per forza. Se fa il plus per forza, dov'è Kalim? Lì. Quindi ci toglie all. Se non riesco in tempo a fare quello che voglio. Non riesco in tempo a fare quello che voglio. Però lui non ha più mana poi. Se io faccio questa. Ma questa mi serve dopo. Vediamo cosa mi trova questo. Allora, Altera ci serve. Tamiyo non ci serve. E Shadow tanto non riusciamo mai a farlo. Quindi facciamo così. Fai. Fai il meno di carne. Non fare il plus. Che ti frega di slandarmi. Stiamo pescando come dei treni. Grande Fabrizio, come mai saltava la connessione? A terra tappata mi va a togliere, attenzione. Ciao Manigoldox, come mai terra tappata? Fai il meno, sbaglia, fai il meno. Che ti mangia il mio Snapcaster. Ah, ok, Fabrizio, ok. Ma anche a me il cellulare sta dando tanti problemi adesso. Non so perché, non so se hanno cambiato qualcosa sull'applicazione oppure no. C'è solo partition per i planes. Eh sì, Manigoldox, sì. Si è disconnesso l'oppo, mi sa, ragazzi. Mi sa che si è disconnesso l'oppo. No,
No, tornato, è tornato in tempo per slandarmi. Ok. Questa la toglie. Oh, buono, buono. A due. Quindi le terre le abbiamo. Però Kalima è più... Posso farle entrambe? No. Quindi devo rinunciare a un'altra terra per fare Kalim e Snapcaster. Kalim però butta giù. Il problema è che lui può avere della roba in mano. Mi devo fare slandare ancora. Che schifo. Il problema è che se lui adesso ha qualcosa di grosso in mano devo counterare e non riesco a fare Kalim. Che cesso di situazione, vai. Se anche un ricciante. Basta un ricciante, tra l'altro, per buttarci giù. Ma il mana me lo addo. 6 mana può fare tutto. Basta che passa fase e mi fa perdere il mana anche. Una pescata. Devo sperare non abbia Store the Festival. Perfetto. Sì. E cosa trovi? Magari gli gira male. Non gli è girata benissimo. Merda. Sì che gli è girata benissimo. Vabbè, aspetta però. Perché qua c'è un Kalim, no? Quindi io tappo quello, attacco, Karn muore. Sì, non siamo messi così male in realtà. Questo è molto forte comunque, mi sta piacendo tanto. Via questa. Via Union. Karn è morto. Questo. Merda, perché è rimasto lì? Ho visto male, c'erano due carte. Ma non ho pescato di turno. Come ho fatto a non pescare di turno? Eh no, ma così mi rimane in vita Karn. Però... Cazzo, devo fare... Non posso fare niente. Non posso fare niente, ho sbagliato. Sto giocando da culo oggi, raga. Perché sto giocando così male? Vabbè, facciamo questa da due. Ma poi moriamo. Come mai? Come ho fatto a vedere Kalim? Boh. Vabbè, siamo morti. Questo adesso ci slanda ancora. Questo ci slanda ancora e lui ha Nyctos all'infinito. Come ho fatto a vedere lì sopra Kalim io? Boh. Mi sembrava la seconda carta, invece era la terza, mannaggia. Visto male. Sì. Sì, ma tanto adesso hai vinto, Oppo, non riesco più a starti dietro. C'è questo. Puoi fare questa. Non ho counter. C'è questo. No, sto buttando via delle partite in una maniera orrida. Sto buttando via delle partite io in una maniera orrida. Sto giocando male stamattina. Adesso non possiamo più perdere. Dobbiamo vincerne due. Dai. Sto giocando male. Comunque, ragazzi, su 4, su 5 partite, un gatto finora, eh. In Best of One a me non sembra così diffuso. Ce ne sono tanti. Però è meno diffuso di quanto era diffuso Maghi. Ma molto meno diffuso proprio. Molto meno diffuso. Non c'è paragone. Non c'è paragone.
Non c'è paragone. Malliga. Se è un combo abbiamo una mano forte. Vai. Eccolo. È il Ergattide. Quindi abbiamo imparato che di secondo non si fa Kalim. Tanto abbiamo Vratta. Che ci frega, è meglio counterare, giusto? Eh no, però se fai questa. Se fai questa è un cambio di paradigma, allora. Dannazione. Dannazione, è un cambio di paradigma, Alessandro. Ok, bella. Ti prego, metti nel cimitero flaghe. No, vabbè, possiamo togliere queste, ma non ci interessa, direi. Io voglio flaghe lì. Stesso discorso. Sai che forse no? Vai. Prendiamo tempo. Tempo. Ovunque passa, ovunque vadano le cose, lui passa. Attenzione. Ocelot Pride con Faithless Looting. Ok, vai. Restituiscimi la vita che fai. Che mi togli. Sì. Finché c'è solo Ocelot, a noi non ce ne frega niente. Vai. Tanto Ocelot restituisce quello che dà. Questa dici? Vediamo. Io preferirei togliere qualcosa di più importante, tipo bombardament, quelle cose lì. Flag, bombardament. Finché questa situa. Ripeto, se lui ci dà le vite, ci dà le vite. Vai. Ah, potrei fare Vrattino da 1, però, attenzione, perché Vrattino da 1 poi è accompagnato da NML. Ma no, aspettiamo, Vrattino da 1 mi toglie anche Authority. Aspettiamo, aspettiamo. Secondo me è tipo lui ha Lightning Helix in mano. Lui non è Gatti, è una metà via tra Gatti e Boros Control. Ce l'ha Lightning Helix in mano. Sì. Potrebbe avere anche Felia. Potrebbe avere anche Felia. Ma finché Ocelot continua a restituirmi le robe, a noi non interessa. Vai. Questa ce la toglie, secondo me, adesso. Magari fare Priv. No. Decide di non fare Reprieve o ha una removal su quella. Vai. Adesso abbiamo l'imbarazzo della scelta. Adesso abbiamo l'imbarazzo della scelta. Due, tre, quattro, via. Turno dopo Vrat da uno. Ma sai cosa? Io gli tolgo questa. Così prendiamo anche info sulla mano che ha. Tanto c'è Kalim in cima. Ok. Dimmi che mazzo sei. È Boros Control. È Boros Control che ha fatto un mix. Avvocato, io di solito faccio un mix. Boh, va bene. Un mix che si inchioda, però.
Grazie Fede, grazie per il follow. Ne ho lasciato uno dentro? Spero di no. Può essere. Esatto, dignitosamente Brillo. Qui se Pescaterra prova a farlo quel Quintorius, no? Vai. Capita. Ma non penso che sia importante quel looting. Dubito che sia importante. Lighting Helix. Vai. Ma c'è un modo in cui lui vince mai contro di noi? Secondo me no. Ah, si spara per le energie. Va bene. Tiralo quel Quintorius. Alessandro, senza paura, tira il Quintorius. Tiralo sto Quintorius. Tanto abbiamo Snapcaster, nel caso faccia flag. Sì. Sì, comunque è promossissima lei, eh. È tornata ad essere una buona spell. Allora, se faccio questo mi si spacca Shadow, quindi non lo facciamo adesso, direi. Vai. Ma sì. GG. GG. Vai. Proviamo ad attaccare anche Duel of the Store Giants, in effetti, qui. Ma ci abbiamo lui. Come fai? Va bene. Boh, come fai? Fai purga per togliermi all? Non puoi, due rossi. Guarda che c'hanno Ward. Se c'è il botto in mano non fai niente, no? C'ha Ward. GG. Allora, 4 ci siamo. Dovremmo essere a 5 se non giocavo da culo la seconda, mannaggia. E saremmo già stati a premio.
Vai. No, non penso, Fabrizio. Guarda che non sono così forte. Anzi, oggi sto giocando veramente di merda. Buongiorno, Girobai. Buongiorno, buongiorno. Buenas dias. Buenos dias. Ma le partitone ieri sera dell'Europeo, ho guardato Portogallo-Francia quando ho finito la live, mi è piaciuta un casino. Ma che bella partita. Capisco perché l'Italia fa schifo rispetto a loro, madonna mia. Madonna mia. Beh, se giochiamo in orari diversi, puffo, capita. Capita. Sì, anche Spagna-Germania, ho visto le azioni, è stata bella. Però mi hanno detto che non hanno dato un rigore alla Germania. Questo. UV è sicuramente il mazzo dove ho performato di più. Mono G Elfi. Poi con cos'altro ho performato di più? Beh, Boros Control ultimamente. E... però penso che siano questi, bene o male. Questi UV sicuramente. Ah, ok, quindi dici un po' da una parte e un po' dall'altra. Ah, qui non abbiamo counter. Quindi secondo me qui si fa questo. Rigore clamoroso addirittura. Beh, ieri sera, ragazzi, quanto è stato assente Cristiano Ronaldo da 1 a... erano in 10 a giocare contro 11. Ma anche Mbappé. Ecco, vedi? Questo è il classico Oppo che o ha due Ajani in mano o non ha idea di come si giochi contro V. Vai. Potrebbe avere due Ajani in mano. O forse l'ha fatto per fare poi Raptor, per esempio. Potrebbe. Guida e Raptor. O guida e Ajani. È così, è così, è così. Adesso dobbiamo pescare, dobbiamo rimbalzare Ajani. Con Otawara. No, niente, scherzavo. Abbiamo top deccato. Cambio di programma. Vai. Vabbè, lo facevamo il turno dopo con Snapcaster, semplicemente. Va bene. Aveva tutte e due le opzioni in mano. Tutte e due quelle che ho ipotizzato. Che fatica, va bene, facciamo terra pur... Oddio, possiamo aspettare un turno? Sì, sì. Posso aspettare un turno, no? Se faccio terra purga adesso, lui con tre mana poi fa questo. Allora, però se aspetto un turno, quello diventa... No, aspetto un turno, vai. Perché abbiamo Mending che ci dà vite, comunque. Posso aspettare un turno. E perché qua ci sarà, esatto. Ok. Ok, sto pensando se devo fare Otawara, perché questo entra, sono 7 su 10. Ci fa 7 danni, 7 danni, andiamo a 13. Ok, no, in teoria posso farlo. Questo attacco è strano. È molto forte, ma situazionale. È molto forte, ma situazionale. Vai. Fammi Ajani, per favore. Oh, alleluia.
Vai. Dai, basta una terra. Allora, consideriamo questa cosa. Arriverà la terra. Costano 6 adesso. In teoria non sono più un problema loro. Chef. Beh, niente, c'è un altro Ajani ancora. Che palle sto Ajani. E se lo flippa è un disastro, eh. Se lo flippa è un disastro. Però non ha ancora il permanente rosso. E deve fare terra per flipparlo di Ajani. Ovviamente lo fa. Quanti Kalim abbiamo qua? Uno solo? No, posso giocarlo se mi serve un turno di protezione. Ottimo. Quindi non si flippa Gianni. A meno che abbia un Bolt in mano, ma non penso che sprechi il Bolt quando può rifare semplicemente Ajani, no? Stati preso su Shadow? Va bene. Come sta giocando? Cosa sa l'oppo che noi non sappiamo? L'oppo sa qualcosa che noi non sappiamo. Ciao Sba. Perfetto. Bolt qua. Qui prova a fare Ocelot, secondo me, perché siamo protetti da anello. Deve fare le energie per non ridarci Shadow. Secondo me arriva Ocelot. Si è dimenticato che siamo protetti. Col cavolo che te lo faccio flippare. Non rimescola il mazzo perché è una meccanica di alchemy.
Vai. Hai perso, Oppo. Yes! A premio! E Liner, grazie mille per il follow. Arnaud e Fenici. Mallico. Sì, decisamente sì. Non è Fenici, che cacchio sei? Allora, Arnaud, se giocava Fenici è combo players. Sicuro. Aveva anche triplo Gianni in mano. Io considererei anche quello, prof. Io considererei anche quello. Ciao, Tortello, tutto a posto. Combo prayers o squirrel combo? Due danni presi. Combo prayers. Vai. Se non peschiamo dei counter, moriamo. Eccolo. Sì, il problema è che... Allora, ecco, io ve lo dico. Tipo, secondo me, per come ragiona Wizard, è bannabile a Gianni Nuovo. Perché il fatto non è tanto che... sia forte, perché non è così forte da essere bannata. Il fatto è che è una leggendaria che non è una leggendaria per davvero, perché tu se ne hai due sei contento. E quindi il fatto che si ricicli da solo potrebbe far pensare alla Wizard di ma aspetta, abbiamo fatto una carta che fa questa cosa, è corretta questa cosa? Non è la prima volta che ragiona così Wizard of the Coast, Beh, fai company. Grazie al cazzo, Arno. Potrebbero. Guarda, ti dico che potrebbero. Ti dico che non mi stupirei se fosse così. Ti dico che non mi stupirei se fosse così. Perché potrebbe essere. Potrebbe. Sì, se non la bannano la nerfano, può essere, può essere. Non ci metto la mano sul fuoco, ma può essere, perché è l'unica carta che obiettivamente lì è ingiusta. Lì è proprio ingiusta, nel senso che ti sta facendo fare un vantaggio gratuito che non ti dovrebbe permettere di fare il suo tipo. Però vabbè, anche lì trova il tempo che trova, secondo me. Cioè, non lo so, magari no, non lo so. Non lo so, è l'unica su cui penserei ora. Offerta a Tortello Amaro. Perché? Chi ha fatto una presentazione a Tortello Amaro, ragazzi? Vabbè, questo ce lo riprendiamo poi. Rinunciamo authority, ma sti cazzi. Qui ciampiamo il 4-4. Sì. Diventi grosso, però. Spero che tu non... No, non diventa indistruttibile. Forse. Forse sì. Perché poi è cazzo, mi sa di sì. Provo a togliere una life gainata. Può essere che quella ci salvi, vediamo. Che potrebbe diventare indistruttibile. Perché poi in City's Blessing. Quanti trigger fai? Vediamo. Forse. No, forse è a pelo 9-9. 9-9.
Fatto bene a togliere il trigger. No, ma poi deve averne 10. No, è 7. Gioco partita incontro per noi. Tra 3, 2. Aspetta, 3. 3 è meglio. A 3, 2, 1. Ma basta giocare questa vratta quindi contro il meta. Questa vratta risolve tutto. Olè. Chef Casno che fa la presentazione a tortello. Vai. Vai pure. Dopo, dai. È la prima volta che succede, se succede. Prima peschiamo, però. Si sa mai che lui abbia un instant. Aspetta. Riesco anche a far flippare Tamiyo. Allora. Mi sembra una combinazione di carte forti quelle che abbiamo in campo. Sì, c'è pieno di Cervelcer, c'è pieno Malu, pieno, 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 è il mazzo più forte del formato, forse. Attenzione! Beh, abbiamo fatto questo turno. Un buon turno. Fai a Janino. Ciclo per vedere se c'è un altro counter da qualche parte, ma poi te lo buttiamo giù con all tanto. Company. Quindi è un game live normale? Sì. Sì, un game live normale. No, la vratta nuova in Boros Flag no, non l'avevo messa, effettivamente dovevo metterla. Non avevo considerato che effettivamente in certi matchup può essere molto molto buona. Assolutamente sì. Va bene. Pensavo facessi qualcosa di meglio. Vabbè, io mi aggiusto la pescata, tranquillo. Snapcaster, via. Posso anche posso rimbalzare. È vero, con questa... Cioè, con questa... Con questa... Il signore Teferi può fare molto meglio le meno. Può fare 100 volte meglio le meno. Mamma mia, che roba fuori di testa. Vai. Potremmo togliere anello? Non lo so, anello contro gatti sembra forte. Non so, forse possiamo togliere... Non lo so, forse possiamo davvero togliere anello. Per giocare Shadow. Sei. Forse possiamo togliere anello. Sì, lo so, Girobai, lo so come funzionano. Però l'anello è in uno per. L'ho tolto addirittura dalla side di Karn. Non lo so se è così. Perché togliendo anello puoi tipo mettere dentro un'altra vratta. E giocare tre vratte con le energie forse è ancora meglio, non lo so. Però è forte, è effettivamente forte contro Mirror anello, quindi non lo so. Non lo so. Non lo so. Allora, la mano è kippabile. Non è bellissima però, eh. È kippabile. Non è bellissima, siamo lontani dal triple blu. Bisogna che peschiamo delle carte e ci fanno pescare. Maghi! Porca... Vabbè, maghi che non fa niente di primo, però va bene.
Maghi che non fa niente di primo e si beccano Morlaize, non è male, però poi dobbiamo trovare tutte le risorse del mazzo, eh. Ah no, Jeskai Control. E siamo partiti così male, contro Jeskai Control. La vedo abbastanza du... Cioè, se io fossi stato Wulu classico, in questo momento avrei vinto la partita. Purtroppo non siamo Wulu classico. Purtroppo non siamo Wulu classico. Vai. Sì, molto. Cioè, ma perché quest'uomo si sta esponendo su anello? Perché c'ha la removal su anello, ma... Io non mi esporrei mai in mirror di control contro anello del potere. Vai. Vai. Non capisco come sta giocando. Ci avrà spell Pierce a questo punto? Aspettiamo. Ho tolto un verdetto. Scusate un attimo, devo fare una cosa. Allora, prima faccio questo. Poi faccio questa. Lui fa counter. Io faccio contro counter. Lui finisce i counter. E io faccio 7-2. Pur giocando di merda, ragazzi. Pur giocando di merda. Surgical Extraction! Olè. Olè. Sì. Sì. Bello questo UV, molto bello. Alla salute, ragazzuoli. Sì, Yotun è scriptato. Copiate la lista, ragazzi. Voilà. No, gioco Yagmoth adesso. E ho poco tempo per fare altro. Perché poi vado a lavorare oggi io. Bene. Molto bene. Molto molto bene, ragazzi. Molto molto bene. Lords of the Year era più cattivo, sì. Però anche questo è stato bello. Cos'è cambiato del mazzo che hai giocato? Queste, ho messo dentro queste, ho tolto Wandering Emperor, ho messo dentro Shadow al posto di Tifone, ho messo dentro 4 Kalim, Monocarne con una side diversa senza anello. Se volete alleggerire un po' gli anelli, lo mettete inside, ragazzi. Lo mettete inside uno e aumentate o questa o Snapcaster. È stata meglio, sì, molto meglio, Eikol qui. Qui è stata molto meglio. Qui è stata molto molto meglio. Mani Goldox, guardate, se mi si raddoppiassero le sub, posso mollare il lavoro, ma quella è impossibile, quindi... Però sì, col raddoppio delle sub, Baina fa tutto il giorno questo, se volete. Però devono essere il doppio delle sub.
Quindi da 150 sub mensili dobbiamo passare a 300 minimo. Con 300 sub mensili si fa solo quello. Si sta scherzando, ovviamente, ragazzi. Non si campa con Magic. Allora,